ai nostri quattro ragazzi che sicuramente sono stati molto molto apprezzati dalla critica e hanno anche appassionato il pubblico. A questo punto partirei subito con l'ultimo, il vincitore della sezione delle proposte. Tu hai appassionato e anche ieri con il tuo messaggio credo commosso la sala. Grazie, grazie. Silenzio per cortesia, così cominciamo. Ultimo. Ah, devo parlare. Beh, sì. No, scusate che sto in una situazione un po' disarmante, cioè non ho dormito, sono 3 giorni, 3 notti che non dormo e quindi sono frastornato. Cosa bisogna dire? Puoi raccontare la tua emozione, la tua esperienza. È stata un'esperienza fantastica, soprattutto perché il mio percorso è partito tanto tempo fa, all'età di 8 anni, dal conservatorio, e ho continuato gli studi del pianoforte per circa 11 anni. Nel frattempo ho iniziato a scrivere canzoni, ho fatto corsi di composizione, ho studiato la batteria. E quindi nel mio piccolo la musica l'ho esaminata, l'ho studiata e ho sempre sognato di riuscire a concretizzare su questo palco, sul palco dell'Ariston, perché di concretizzare la mia musica, perché è sicuramente il palco più importante che abbiamo in Italia. E per me vedere una riuscita del genere, specialmente in un periodo così particolare della mia vita, mi dà una forza e sicuramente una determinazione nell'affrontare le cose importante, perché vuol dire che nella vita non c'è sempre spazio soltanto per le delusioni, per le sconfitte, ma tante volte si può vincere e soprattutto regalare tramite una vittoria speranza a tante persone, a tanti ragazzi soprattutto che mi hanno scritto. Il messaggio che preferisco sicuramente è quando dicono che si sentono meno soli sentendo le mie canzoni. Quindi la solitudine poi, quando è affrontata tutti insieme, diventa meno sola, tra virgolette. Cioè la musica ha questo potere di far sentire tutti meno soli se si indossa lo stesso dolore. E il compito che voglio portare, che voglio iniziare oggi, è di far sentire appunto meno sole le persone che sono in solitudine. Questa è la mia missione. Grazie, ultimo. Grazie a voi. Accoppiata tra